Ciao ragazzi, bentornati nel canale. In questo video vi mostro come ho ridotto la rumorosità della i3 Mega dal punto di vista delle ventole. Adesso l'accendiamo. Bene, come sentite, invece di essere completamente silenziosa, c'è un rumore di ventola leggero sotto. Ora, questo rumore, nel momento che la stampante è ferma, può sembrare anche alto, ma in realtà quando inizia a stampare, è completamente coperto dal rumore dei motori e della ventola dell'estrusore, per cui diciamo è decisamente più basso. Magari dopo vi metto uno spezzone di video dove si vede la differenza quando parte la ventola come è nella configurazione originale. Perché adesso praticamente ho usato la ventola dell'alimentatore per raffreddare tutto e uso lo switch termico dell'alimentatore per decidere quando mandare al massimo la ventola. Per cui normalmente funziona a un livello basso e continuo. E se serve, se aumenta la temperatura interna, aumenta la velocità della ventola. E quindi, in certi momenti, tipo ultimamente che sto stampando nylon, e quindi ho estrusore a 260. Bed lo sto facendo varie prove, ma l'ho usato anche a 110 gradi, quindi piena potenza della macchina. Vi dico che in quella situazione ogni 5 minuti si accende la ventola a piena potenza per circa un minuto e poi si rispegne. Per cui diciamo il sistema sembra funzionare. Allora, sostanzialmente ho eliminato la scheda, scusate, la ventola della scheda madre, ho scoperchiato l'alimentatore interno. La ventola dell'alimentatore l'ho collegata direttamente alla piastra della scatola e la faccio lavorare in aspirazione. Quindi aspira l'aria dall'interno della scatola e la butta fuori da sotto. Ovviamente, siccome la piastra sotto è tutta forata, per fare i test io l'ho chiusa col nastro da pacchi. Soluzione non molto elegante, però alla fine è quella più pratica. La temperatura qua sotto non arriva a creare problemi per il nastro perché non arriva a 40 gradi, capito? Per cui niente di particolare. E quindi con il nastro ho chiuso tutta la grata. E fatto questo, l'aria praticamente entra da questi fori qua, passa attraverso l'elettronica, i driver, e viene buttata fuori da sotto. Ci sono anche dei fori da quest'altro lato,
che però sono in parte coperti dall'alimentatore, per cui la gran parte dell'aria entra da qua, ma una parte entra anche da questa parte. Ora, l'alimentatore, oltre a scoperchiarlo, per diciamo esigenze di movimento dell'aria, l'ho anche girato, per cui era montato, fate conto, così, col lato chiuso, e l'ho girato così. Nelle immagini, vi faccio vedere meglio il dettaglio. Per attaccare l'alimentatore ho usato dei punti di aggancio già presenti sulla scatola. La scatola dentro ha dei punti dove fissare delle viti aggiuntivi, probabilmente per versioni diverse o nel tempo. Diciamo, la scatola è rimasta sempre uguale, ma hanno cambiato un po' l'elettronica, l'alimentatore, quindi ci sono vari punti di ancoraggio. E niente, insomma. Quindi a seguire vi faccio vedere le immagini di dettaglio e vi spiego anche come fare il circuitino per usare la ventola in questa maniera. Quindi sempre accesa a bassa velocità, e quando la temperatura sale, viene accesa al massimo. Allora, questo è il circuitino. Praticamente cosa succede? Questo qua viene attaccato al connettore originale della ventola dell'alimentatore, che funziona on-off, per cui o è spenta o è accesa al massimo. Allora, in questa maniera, e questo filo qua viene collegato al positivo, ai 12 volt. Quindi normalmente funziona attraverso le resistenze e va a questa velocità fissa. Quando l'alimentatore sente che c'è troppo calore, manda il segnale sul connettore in questa maniera, e quindi va al massimo. Thank you.
Allora, questa è la rumorosità con la ventola al minimo. Uso i driver originali. Adesso aspettiamo che si accenda la ventola, così sentite la differenza. Sto stampando nylon, quindi la testa è a 260 e il bed a 70. Niente, ragazzi. Non ha raggiunto una temperatura sufficiente, quindi non si è accesa la ventola. Comunque, insomma, il rumore che fa con la ventola al massimo è quello che faceva prima, insomma, quello che conoscete anche voi. Finita, sono 29 minuti di stampa e non si è accesa la ventola. La temperatura della stanza sono 18 gradi e niente, questo è tutto. Ciao, ci vediamo al prossimo video.